Eccoci in un piccolo paese circondato dalle montagne. La gente di questo villaggio, benché povera, è serena e felice e contenta del proprio lavoro nei campi. Ciao, papà! Ciao, figlio mio. Deve essere un terremoto o qualcosa di simile. Incredibile! Un'improvvisa ondata di strani fenomeni sconvolge la pacifica vita dei contadini. Ma cosa sta succedendo? È la fine del mondo! Papà! Stai tranquillo, piccino mio. Ad un tratto, da uno squarcio tra le nubi, compare minacciosa la base missilistica del dottor Zero. Il mondo è vostro! Voglio che tutti gli abitanti del villaggio mi ascoltino attentamente. Noi siamo venuti qui per aiutarvi e solo con il nostro aiuto potrete diventare ricchi e felici. Ora radunatevi e in silenzio. Andiamo anche noi. Sì, papà. Devono essere persone gentili, visto che vogliono aiutarci. Avete mai visto una cosa del genere? Ascoltatemi bene tutti, da oggi lavorerete per noi e se obbedirete sempre ai nostri ordini diventerete felici. Altrimenti, se non farete quello che vi ordino, vi distruggeremo come questo volatile. No, non ci uccidete, per carità! Gorko! Sì, dottor Zero. Voglio mostrare loro la mia potenza. Questo è il mio occhio rosso, col quale, grazie al mio raggio, posso distruggere quello che voglio. Il mio occhio giallo, invece, può trasformare tutto in ghiaccio, mentre il mio occhio verde trasforma tutto in solida roccia. Quale gli mostro, Gorko? Dottor Zero, fategli vedere cosa siete capaci di combinare con il vostro occhio speciale. Bene, hai ragione, Gorko. Avvicinatevi tutti e guardate. Forza, padrone. Il mondo è mio! Ora mi conoscete! Gente, questo è Zero, lo scienziato che controlla il destino del mondo intero. Da questo momento avete il privilegio di poter lavorare per lui. Se obbedirete, vi assicuro che da gente povera e infelice quale siete, passerete ad essere ricchi e felici. Fidatevi di noi e in poco tempo sarete potenti come nessun altro al mondo. Non provate a scappare, se lo farete vi distruggeremo all'istante. Non tutti si lasciarono convincere, alcuni tentarono di fuggire. Non tentate di fuggire, tornate indietro, altrimenti vi uccidiamo. Io non so chi siate e da dove veniate, vi chiedo solo di lasciarci in pace. Prima del vostro arrivo noi vivevamo pacificamente e in armonia. Non vogliamo né ricchezze né altre cose da voi, noi vogliamo soltanto vivere in pace. Lasciateci passare, ci stiamo dirigendo verso un nuovo posto all'interno delle montagne, dove vivere di nuovo tranquilli senza padroni a darci ordini. Taci, vecchio! Ma non potete sparare in questo modo a un vecchio. Che cosa fate ancora qui voi? Tornate al villaggio e nelle vostre case subito, altrimenti spareremo anche su di voi. Allora, qualcosa che non va? Perché non lavori tu? Sentiamo. No, ferma, per carità. Va bene, lavorerò. Ormai il dottor Zero e Gorko sono padroni del villaggio. Nessuno osa più opporsi. Situazione eccellente. Ora dovremo fare attenzione a non farli scappare. Oh, di poter contare su di te, Gorko. Certo, come sempre, dottor Zero. Da questa base cominceremo la conquista del mondo. È già finito il nostro robot gigante. Sarà terminato presto. Voglio che sia portato a termine il più presto possibile. Con quel robot potremo conquistare facilmente tutto il mondo. Cerchiamo di accelerare i tempi al massimo. È tutto per oggi, Gorko. Vado, signore.
Mesi di angosciosa schiavitù seguirono per tutto il villaggio. Si lavorò sotto il sole più caldo dell'estate e durante il gelido freddo dell'inverno, pur di soddisfare le avide richieste di Zero. Papà! Oh. Guarda, signore, il tuo nuovo impero è quasi completato. Ehi, ma il mio robot gigante? Oh, quello è quasi terminato, signore. Dobbiamo ancora avere un po' di pazienza. Bene, cerca di fare in fretta, Gorgo. Sì, signore. Cosa fai tu? Alzati immediatamente e lavora! Pietà, pietà! Sono terribili e insopportabili. Preferirei morire piuttosto che continuare a lavorare qui. Zero è un farabutto e un malvagio. Dobbiamo riuscire a ucciderlo. Silenzio voi, lavorate, schiavi, lavorate, detto! Lasciaci in pace. Queste non ci servono più, sbarazzateci di loro. Subito. Allora voi, se non volete fare la stessa fine, è meglio che torniate al lavoro. Andiamo! Aprite! Aprite la porta! Aprite! Dottor Zero, finalmente tutto pronto come voleva lei! Vedo! Usa il raggio B sul primo uomo! Comincia subito, signore, volta sull'A, poi passa sul B e poi accendi l'interruttore del B2. Fai presto e vai nell'ordine, capito? Che cos'è questo interruttore del B2? Quando è girato attivizza il disintegratore elettronico mettendolo in funzione, hai capito bene? Un'altra invenzione del Dottor Zero. Lavoro eccellente. Lascio a voi il controllo dell'operazione. Io ho delle cose da risolvere. Non mi disturbate. Sarà fatto. Il mio nuovo gigante è alto 60 metri. È in grado di volare e di andare sott'acqua a velocità pazzesche. Questa sola arma può distruggere interi palazzi. Con questo robot conquisterò il mondo. Da questo momento tutta la gente dovrà umiliarsi dinanzi a me. Io sarò un nuovo e moderno Genghis Khan! Chi potrà resistere alla mia nuova ira? Chi potrà resistermi? Il mondo è mio! Un terribile pericolo sovrasta l'umanità. Riuscirà il Dottor Zero ad attuare i suoi piani? Papà! Figlio mio! Per cortesia, signore! Dov'è mio papà? Non è tornato con lei oggi? Beh... Insomma, vuol dirmi dove si trova mio padre? Allora? Natale, vedi, è che tuo padre... Che cosa è successo? Che cosa gli è successo? Me lo dica! Vedi, Natale, tuo padre stava lavorando sodo quando... Quando... Piangere, non fare così. Se continuiamo così, ci uccideranno tutti quanti. È sicuro. Possiamo chiedere aiuto alla gente che sta dall'altra parte della montagna. Dobbiamo scappare da qui. Certo. Anzi, ho un'idea. Abbiamo l'ordine esplicito di sparare a chiunque tenti di fuggire, vero? È stato un ordine perentorio del nostro capo. Non dobbiamo farci sorprendere da nessuno, non si sa mai. Sono così spaventati che non cercherebbero mai di fuggire. Se solo riuscissi a passare oltre lo steccato... Oh, mi hanno scoperto! Il filo! Eccolo là! Papà! Non avete ancora capito che provare a fuggire da qui è un vero suicidio? Papà! Figlio mio, figlio mio! Portate via questo folle e sorvegliatelo! Vuol dire che faremo fare il lavoro al figlio, gli servirà come punizione. Ora andatevene! Ma non potete fare questo! Silenzio! Papà!
Allora è completato il robot? Sì, signore. I prigionieri sono obbedienti? Certo, signore. Ora preoccupati di finire il robot gigante prima possibile. Sarà fatto. Ehi, ragazzo, stai attento. Quello che porti è una base antigravitazionale. Non farla cadere. Hai capito? Aiuto! Aiuto! Prendete quel congegno! Non preoccuparti, vi sono cose più importanti a cui pensare. Ma quello è uno dei congegni antigravità che usiamo per rendere il robot più leggero. Ti dico di non preoccuparti, ne abbiamo anche altri. Aiutatemi, aiuto! Aiutatemi, per favore! Sempre solo nuvole, che noia! Ehi, guardate lì, che può essere? Accendili per schermo. Guardate, è un bambino. Ma come può essere? Come mai sta volando così per l'aria? È un incosciente. Cerchiamo di portarlo dentro. Bene. Guardate, si sta svegliando. È stato uno sbaglio di Zero. Il dottor Zero. Signori, siamo qui per discutere un problema molto serio. Chiamerò ora il dottor Steele perché ci illustri il suo rapporto. Prego, dottor Steele, siamo tutti qui riuniti per ascoltarla. Riteniamo sia molto importante. Uno dei più famosi scienziati della Terra, scomparso circa 40 anni fa, è vivo. Quest'uomo è il dottor Zero. Ma come può essere il dottor Zero vivo? Ma è impossibile, è semplicemente ridicolo. Ha ridotto in schiavitù un intero villaggio ai piedi della montagna, dove ha costruito la sua base, dalla quale muoverà, grazie alle sue nuove armi, alla conquista del mondo. La sua arma attuale sembra essere un robot gigantesco, che risulta inattaccabile ed è una macchina dotata di poteri mostruosi, vi dico. Ma tutto questo ha dell'assurdo e del fantastico. Ho parlato con un ragazzo che è scappato dal villaggio, è lui che mi ha raccontato tutto questo, ma è tutto vero. Quando l'ho sentito sono rimasto allibito come voi. Chi ci assicura che è una storia vera? Ha fatto prigionieri gli uomini di un intero villaggio. Ora li sta torturando e massacrando pur di farli lavorare alla svelta. Vi mostrerò una cosa. Ma quello che cos'è? Mi sembra solo una scatola di ferro. C'è forse qualcosa di particolare in quella scatola? Certo, questo è uno speciale congegno antigravità che può ridurre il peso di qualunque oggetto. Signori, l'unico essere in grado di costruire una cosa simile è il dottor Zero. Bene, dottor Steele, contiamo su di lei per distruggerlo. Zero deve essere distrutto. Per favore, dottor Steele, ci aiuti, la prego. Le metteremo a disposizione tutto ciò di cui avrà bisogno. Contiamo su di lei. C'è una cosa strana in tutto questo. Noi abbiamo volato a lungo, eppure non abbiamo visto tracce del villaggio dal quale è fuggito il ragazzo. Aspetta, papà, mettiamo tutti i dati del villaggio che ci ha fornito il ragazzo nel computer. Così sapremo subito dove si trova questo posto, non ti pare, papà? Certo che lo troveremo, e ritroveremo anche tuo padre. Lo aiuteremo a fuggire, stai tranquillo, ce la faremo. Vieni, piccolo, mangia qualcosa, così diventerai forte e grande come me. Dottor Steele, ho trovato la località. Mostracela sulla mappa. Subito. Oh, bene, è a est. Ok, Terry, gira la nostra ipermacchina di 90 gradi esatti. Subito! Dottor Zero, questo sarà il nostro stabilimento segreto. Da qui controlleremo tutte le operazioni. È un posto eccellente. E adesso torniamo in superficie. Dottor Zero, la nuova base di operazioni è pronta. E ora può dare inizio alla conquista del mondo quando e come lei vuole. Siamo tutti pronti. Posso fargli una domanda? Quale? Che cosa dobbiamo fare con tutti quei prigionieri adesso che la costruzione è terminata? Sbarazzatene! Se li lasciamo vivi, potrebbero riuscire a dire a qualcun altro il nostro segreto. E poi ormai non ci servono più. Eliminali con il raggio B2. Lasci che me ne occupi io stesso. Col disintegratore sarà facile, dottor Zero. Agiremo stanotte. Stanotte sarà la fine per tutti quanti voi. La fine. Adesso che non lavoriamo più, sono davvero preoccupato per la nostra sorte. Preoccupato è perché Zero, quando è arrivato, ci ha promesso che ci avrebbe resi felici e ricchi. E se avessimo lavorato per lui, ancora di più, pensi che ci abbia mentito? Io credo che ce l'abbia detto solo per farci lavorare. Ora che non ha più bisogno di noi, probabilmente cercherà il modo per toglierci di mezzo. Io non penso che voglia ucciderci, non posso credere che voglia farci una cosa simile. Nessuno può dire quello che abbia in mente di fare. Cerchiamo gli altri e facciamo un piano per fuggire.
Va bene, stanotte forzeremo la porta e fuggiremo. E se siamo fortunati dovremo farcela passare le montagne. E a che ora tenteremo la fuga? Poi io credo che l'ora migliore per fuggire sia intorno alle 2 di notte. Dottor Zero, il mio piano entrerà in azione alle 2:30. Saranno tutti riuniti alle 2:20 nella sala delle esecuzioni. Ottima idea! Quando avrai finito, vorrei che tu tornassi qui per brindare con me. Il mondo è mio! Stiamo dirigendoci verso il tuo villaggio, ragazzo. Sei contento? Così salverete mio padre, vero? Certo, ma andiamo anche per occuparci del dottor Zero. A che ora pensi che potremo arrivare al villaggio, papà? Saremo sul posto circa alle 2. Abbiamo preparato tutto, signore. Bene, bravi. Sono le 2:05, signore. Vado a prendere i prigionieri per portarli qui. Sono così numerosi che avrò qualche problema a farli venire tutti. Prenderò perciò degli uomini con me e farò del mio meglio, signore. Perfetto, così agiscono dei veri soldati. Portateli tutti qui e se qualcuno di loro ti dà dei problemi, non esitare a sparargli. Non perdere altro tempo, fai in fretta. Sì, signore. Tutti pronti? Partiremo quando si spegnerà la luce. E fate ancora qui così tardi? Il dottor Zero ci ha ordinato di sbarazzarci di tutti i prigionieri. Vuoi dire che li vuole uccidere tutti? Shh, non parlare così forte, ci può sentire qualcuno. Sto andando a convincere i prigionieri a seguirmi nella sala delle esecuzioni. Preparati! Fermi, fermatevi! Stanno scappando, ma siete impazziti? Sparate, sparate in continuazione, mi avete sentito? Continuate a sparare fino a ucciderli tutti, ma cos'è quello? Cos'è? Siamo arrivati giusto in tempo, guardate ragazzi, tutti i prigionieri stanno scappando, anzi tentano di scappare mentre quei vigliacchi continuano a sparare. Sporchi luri di aguzzini, si stanno approfittando di uomini inermi e indifesi. Guardate, quelli sono i miei amici, aiutiamoli, aiutiamoli! Sparate! Sparate a tutti, non fateli fuggire, sparate! Ah! Distruggete quella macchina che sta avanzando! Fuori i cannoni! Dottore, ho paura, andiamo via, è troppo pericoloso, usciamo da qui in qualche modo. Non potete, dottor Steele, dovete aiutare mio padre a distruggere Zero, vi prego, vi prego. Mi dispiace, ragazza, è impossibile, li perdiscono a cannoni e senza quelli non possiamo combattere. Fantaman è venuto l'ultima volta che l'ho chiamato e ci ha aiutato. Sono sicura che ci salverà ancora se lo chiamo. Fantaman, vieni qui da noi, aiutaci, ti prego, salvaci. Oh, è Fantaman! Non fateli scappare, vivi, sparate, sparate a tutti, sparate, vi dico, sparate! Ah! Qualcosa non ha funzionato nei nostri piani. Che cosa facciamo? Che facciamo, dottor Zero? Abbiamo fallito, ora che ci hanno scoperto non possiamo rimanere più qui. Dobbiamo muovere la torre verso un altro luogo. Dobbiamo fuggire. Il mondo è mio! Guarda il nostro
nostro robot gigante? Dimenticatelo, abbiamo congegni antigravità a sufficienza da poter costruire un nuovo robot più grande e potente. E con quello conquisteremo il mondo! Papà! 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 Figlio mio! Papà! Dottor Steele, la ringrazio per averci salvati. Un grazie da tutti. Finalmente possiamo tornare a vivere pacificamente. No, non deve ringraziare me, ma suo figlio. E Phantaman, che ci ha salvato tutti quanti. Potremo sempre contare su di lui per queste cose. Phantaman è il condottiero della giustizia e della pace e sarà sempre al nostro fianco. Guardatelo, finché potremo contare sul suo aiuto, nessuno potrà batterci. Phantaman! Ah!